Ciao a tutti, spero stiate tutti bene. Molte voci e speculazioni stanno emergendo su internet in merito al rilascio di nuovi smartphone nel 2020. In questo video vedremo tutto quello che c'è da sapere selezionando 5 smartphone la cui uscita è prevista per l'anno 2020. Quindi non muoverti, inizieremo presto. Ma prima, come al solito, una piccola domanda per te. Quale patologia mentale Apple potrebbe rilevare tramite l'Apple Watch? Risposta A. Demenza. Risposta B. Alzheimer. Risposta C. Iperreattività. Ti darò una risposta alla fine del video. Prima di iniziare, ricorda di iscriverti al mio canale YouTube attivando le notifiche e la campanella. Non esitare inoltre a mettere mi piace. iPhone 12 Pro. L'iPhone 11 di Apple è ancora su tutti i giornali, ma già ci stiamo chiedendo cosa ha in mente Tim Cook per l'inevitabile iPhone 12 del 2020. Una cosa è certa, l'iPhone 11 sta migliorando rispetto ai suoi predecessori Apple e vuole progettare qualcosa per lo smartphone che rimarrà nella mente di tutti noi. Sappiamo già che Apple è rigorosamente nei tempi previsti in termini di lancio dei telefoni. Ad esempio, la serie 11 è stata lanciata martedì 10 settembre 2019, e questa data era la data di rilascio semi-ufficiale di quasi tutti gli iPhone dall'iPhone 5S a seguire. Quindi il lancio potrebbe avvenire tra il 7 e il 13 settembre. Beh, che tradizionalmente gli iPhone vengono lanciati nella prima settimana di settembre. Come tale, l'iPhone 12 dovrebbe essere lanciato l'8 settembre del 2020. Quindi prendi i tuoi calendari e avverti tutti quanti gli amici. Apple sta iniziando a rimanere indietro rispetto al problema del 5G, poiché la maggior parte dei suoi principali concorrenti ha già prodotto almeno una generazione di telefoni 5G. Fortunatamente, alcune indiscrezioni suggeriscono fortemente che l'iPhone 12 sarà il primo nel suo genere a offrire il pieno supporto 5G. E per la prima volta, forse per più di 2 anni, Apple si affiderà alla tecnologia Qualcomm. Apple avrebbe potuto risolvere una disputa di 2 anni con Qualcomm sulla fornitura del modem 5G quest'estate. Infine, Apple sta iniziando a provare qualcosa di nuovo quest'anno. L'iPhone 11 Pro e 11 Pro Max rimangono dispositivi di fascia alta e prezzo elevato, rispettivamente 1200 e 1330 euro. Tuttavia, con l'uscita di iPhone XR con un prezzo iniziale di 8,45, possiamo aspettarci una revisione del prezzo di vendita. Samsung Galaxy S11. L'arrivo del Samsung Galaxy S11 sta iniziando a fare rumore poiché le perdite stanno iniziando ad apparire su internet. Sebbene non confermata, la data è più o meno prevedibile poiché i Galaxy S9 ed S10 sono stati annunciati ufficialmente a Samsung nel febbraio 2018 e nel 2019 e venduti nel marzo degli stessi anni. Pertanto... Inoltre, diversi telefoni della gamma Galaxy S11 saranno accessibili e possiamo anche supporre che questi telefoni offriranno vari budget, quindi circa 700 euro. Le recenti notizie che Samsung e Xiaomi, di cui parleremo a breve, si sono unite per creare una straordinaria fotocamera per smartphone da 64 megapixel e un esclusivo sensore da 108 megapixel per placare lo spirito anti-Apple sembrano essere vere. Infine si prevede che il Galaxy S11 sia dotato di un nuovo sensore della fotocamera migliorato. Per credere alle varie perdite, un nuovo processore che utilizza la tecnologia a 5 nanometri potrebbe essere introdotto con il Galaxy S11. Xiaomi Mi 10. Durante il primo trimestre del 2020 si terrà la presentazione ufficiale dello smartphone Xiaomi Mi 10, che promette di essere il telefono più avanzato della società mai messo sul mercato. È stato annunciato che questo telefono avrebbe ricevuto un display AMOLED dinamico da 15,7 cm, con un solo obiettivo per la fotocamera frontale, nonché un processore Qualcomm Snapdragon. Inoltre, il telefono avrà un alloggiamento in ceramica, una memoria operativa di 8-12 GB, una memoria permanente da 256-512 GB e una batteria ricaricabile da 5000 mAh, con un supporto con una carica di circa 100 W. Per quanto riguarda la fotocamera principale, supporterà lo zoom ottico 5x. Questo effetto si ottiene attraverso l'uso di 3 obiettivi con una risoluzione di 20 micropixel, 20 megapixel, 5 megapixel. Ci sarà una versione premium del telefono in cui la fotocamera quadruplicherà.
Xiaomi Mi 10 non avrà un jack ma un'interfaccia USB, situata nella parte inferiore. Tra le cose, il dispositivo mobile avrà altoparlanti stereo, oltre a molte protezioni contro polvere e acqua conformi all'IP68 introdotto ad Apple con il rilascio del 7, che permetterà di immergerti fino ad una profondità di 2 metri. Per il prezzo, il modello base 8 250 GB di memoria permanente avrà un costo di 495 euro, mentre il modello più avanzato sarà più costoso, il che è piuttosto ovvio. OnePlus 8T. OnePlus 8 arriva e si attiene a un rigoroso programma di 2 lanci all'anno. OnePlus 7T è stato annunciato ufficialmente al lancio dall'azienda in India a settembre, mentre OnePlus 7 e 7 Pro sono disponibili dal mese di maggio. Per ora, OnePlus 8 è solo una leggenda urbana, ma non è mai troppo presto per raccogliere le fonti e fare ipotesi. Tuttavia, a differenza di altri produttori di smartphone, OnePlus non ha un evento annuale regolare che annuncia nuovi dispositivi, rendendo difficile quelle che sono le previsioni. Quello che possiamo dire è che una volta presentato OnePlus 8, quasi sicuramente saranno poche settimane dopo l'annuncio, come è stato il caso per tutti gli altri telefoni. Il nuovo modello T variante includerebbe il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, originariamente progettato per i giochi. Inoltre, OnePlus ha aggiunto la propria versione di Google Pay al dispositivo, denominata OnePlus Pay, per consentire il pagamento senza contatto. Tuttavia questa funzione è stata annunciata al momento del lancio in India ed è disponibile solo per il momento. La batteria è anche un argomento interessante, poiché questo è ciò che gli utenti cercano per primi. Una nuova versione di Warp Charge 30 Fast Charging dovrebbe funzionare il 20% più velocemente, il che significa che il dispositivo potrebbe caricarsi completamente in meno di un'ora. È probabile che OnePlus stesso non abbia ancora deciso il prezzo dell'8, ma dovrebbe essere in una gamma simile all'ultima gamma di telefoni OnePlus 7, cioè 750 euro. Apple iPhone X Fold. Con produttori come Samsung, Huawei, Xiaomi e molti altri che sveleranno telefoni pieghevoli, ci sarà iPhone pieghevole? Eh sì, aspettiamo! Sembra proprio che Apple non sia probabilmente così veloce come altri produttori di smartphone. Il marchio ha presentato domande di brevetto per dispositivi pieghevoli, ma non prevede di svolare l'iPhone pieghevole prima del 2020, o addirittura il 21. Se un iPhone pieghevole è una buona idea o una cattiva, è innegabile che Apple lo abbia almeno considerato. È attivo dal 2016, quando Apple ha effettuato un ordine con LG per i suoi OLED pieghevoli. Raramente Apple è la prima a lanciare un prodotto, ma i prodotti Apple tendono a raggiungere il picco nel loro campo perché l'azienda sta osservando l'evoluzione del settore mobile e quindi li perfeziona per creare qualcosa di più intuitivo e superiore alla concorrenza. La strategia Apple è quella di essere il migliore, non il primo. Secondo le prime previsioni, Apple lancerà il telefono pieghevole nel 2020. Potrebbe essere anche più tardi, non lo sappiamo. Possiamo essere certi di una cosa, amici. Se i telefoni pieghevoli sono un fiasco, non ci sarà mai un iPhone pieghevole a meno che Apple non sappia dove il completamento è andato storto e sta sviluppando un nuovo metodo di produzione. Affronteremo ora la domanda posta all'inizio del video. Quale patologia mentale Apple potrebbe rilevare tramite Apple Watch? Bene, la risposta è la risposta A. La grande azienda multinazionale Apple e il colosso dell'industria farmaceutica Eli Lilly vogliono combattere la demenza in anticipo grazie alla tecnologia. Grazie a un iPhone, un Apple Watch e varie applicazioni, gli scienziati vengono a sapere se le persone si muovono, mangiano e dormono bene, per osservare il loro stile di vita e definire la qualità delle loro capacità motorie e linguistiche. Ecco, per oggi è tutto. Spero che ti sia piaciuto. E se la risposta è sì, non esitare a mettere mi piace al mio video. Inoltre, se ti piacciono i miei contenuti, puoi iscriverti senza dimenticare di attivare notifiche e campanella per essere informato su tutte le novità. Inoltre, dipende tutto da te. Qual è il prodotto che ti è piaciuto di più?
In attesa del prossimo video, attendo un tuo commento. Ciao!